Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi ho preparato per voi una nuova puntata della TBR 2018. Se non avete visto l'altro video, ve lo linko giù nell'info box e nel primo video della TBR 2018 mi occupavo dei titoli che sarebbero usciti tra gennaio e marzo. Visto che marzo si sta concludendo, è ora anche di fare il punto per i prossimi 3 mesi, quindi vi racconterò un po' tutte le uscite dei mesi di aprile, maggio e giugno. Prima di iniziare il video, le mie solite premesse: se volete supportare il canale perché i miei video vi interessano, vi piacciono i contenuti che porto, sono sempre qualcosa che voi guardate volentieri, ricordatevi di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per essere sempre aggiornati ogni volta che esce un mio video. In più, commentate, mettete un pollicino in alto e insomma seguite sempre i miei video. In più, se per i vostri acquisti Amazon utilizzate il link che vi linko giù nell'info box, mi aiutate a sostenere il canale davvero tantissimo. Direi che le premesse sono finite, passiamo direttamente al video. La maggioranza dei titoli di cui vi parlerò, no tutti, scherzo, sono titoli non previsti in Italia o comunque non ancora. Perché? Davvero, voi non ci potete credere, ma è più facile fare pronostici su chi vincerà le elezioni che trovare le date di uscita delle case editrici italiane. Sembra sempre un grande segreto, mentre nelle case editrici estere tu sai già un anno prima cosa verrà pubblicato e sai già più o meno la data d'uscita, o comunque se non un anno prima, anche 6 mesi, in Italia no. Neanche 3 mesi prima tu riesci a saperlo, neanche il mese probabilmente corrente sapremo cosa sta uscendo. Ma comunque, momento polemica finito. Mi dispiace che non potrò parlarvi di alcune uscite italiane, che è davvero complesso riuscire a capire quando saranno. Vi parlerò solamente dei titoli Young Adult e Fantasy che sto tenendo d'occhio per i prossimi mesi. Alcuni sono dei debutti, alcuni sono degli inizi di serie e altri invece sono delle continuazioni di serie che sto già seguendo. Partiamo subito col mese di aprile. Primo titolo che vi segnalo, che in realtà io vi ho già recensito perché l'ho letto nel mese di dicembre del 2017, è Beyond a Darkened Shore di Jessica Leigh, che esce il 10 di aprile. Questa storia, dopo, vabbè, il link al video ve lo metto giù così potete anche andare a curiosare se siete interessati. Comunque è una storia molto interessante e avventurosa che parla di Ciara, che è una principessa guerriera di questa città di Mida che viene attaccata dagli uomini del nord, ovvero dai vichinghi, potremmo dire. Però, avendo un potere particolare, Ciara riesce a difendere la sua città e a catturare alcuni prigionieri, tra cui il loro leader Leif. Scopriamo però che Ciara però inizia ad avere dei sogni premonitori, o comunque qualcosa che le fa capire che ci sarà qualcosa di ancora più grande di quello che lei si aspetta in tutti questi attacchi e in queste battaglie. Secondo me è un titolo molto molto interessante, non è perfetto sicuramente, però è un'avventura molto intensa, quindi se siete appassionati di vichinghi, di mondo celtico, di principesse guerriere e di un sacco di intrighi e mitologia, io ve lo consiglio assolutamente perché secondo me è molto valido. Sempre il 10, questo ve lo segnalo giusto a titolo informativo, esce The Fates Divide di Veronica Roth, che è il seguito di Carve the Mark. Io non ho letto Carve the Mark, non ho intenzione di farlo, però sicuramente un titolo che sarà molto molto atteso per chi ha amato il primo volume. Il 17 invece esce Sky in the Deep di Adrian Young. Questo titolo si parla di clan rivali che combattono e di un'altra principessa guerriera. Io so, ho una grande passione per le principesse guerriere, un po' un cliché per me, e la protagonista, che ovviamente fa parte di una fazione di questa guerra tra clan, in battaglia scoprirà un grandissimo tradimento, quello del fratello che è passato al nemico, e quindi dovrà capire cosa è successo, dovrà riuscire a divincolarsi all'interno di tutta questa storia. Ne parlano benissimo le recensioni, quindi io sono molto 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 curiosa. Vediamo cosa salta fuori. Sempre il 17 di aprile, questo è l'ultimo titolo che vi segnalo per aprile, esce Lia on the Offbeat di Becky Albertalli, che segue la storia di Lia, che era la migliore amica di Simon di Simon vs. The Homo Sapiens Agenda. E vediamo la sua prospettiva, anche questo sarà un romanzo incentrato sulla scoperta di se stessi, sulla scoperta della propria identità anche sessuale,
e tante tematiche che avevamo già trovato in Simon. Ovviamente sono molto curiosa perché a me Simon vs. The Homo Sapiens Agenda era piaciuto molto, non vedo l'ora anche di vedere il film, e quindi diciamo, segnatevelo se anche voi siete fan di Becky Albertalli, sarà sicuramente una cosa a cui prestare attenzione. Passiamo a maggio invece. Allora, il 1 maggio esce quello che forse per tutto il resto del mondo è il titolo più atteso, perché esce A Court of Frost and Starlight, che è una novella a compendio della serie di A Court of the Sarah J. Maas. E stiamo parlando di una novella, quindi non sarà un vero e proprio romanzo. Da come è stato descritto da Sarah, è una via di mezzo tra una novella molto breve a cui ci ha abituato fino ad ora e un romanzo vero e proprio, contando che i romanzi di Sara sono sempre abbastanza corposi e le novelle, così, insomma, vedremo. Esce il 1 maggio e sono tutti super in attesa di questo volume, anche perché si vocifera che ci sarà il matrimonio tra Rhys e Fair, getterà le basi per capire cosa succederà nei volumi successivi, insomma, chiunque segua assiduamente questa serie, sicuramente non se la può perdere. Lo leggerò, quantomeno non subito. Sempre il 1 maggio poi esce The Smoke Thieves di Sally Green, che è un fantasy molto complesso già dalla descrizione, ma mi incuriosisce molto perché parla di quattro storie diverse che si incrociano. Troviamo Catherine, una principessa che si sta avvicinando a un matrimonio combinato dal padre, che a quanto pare è un genio della politica e pensa solo ai propri interessi. Poi conosceremo March, che è un servo e che sta preparando una vendetta contro un principe che ha tradito il suo popolo. Poi abbiamo il ladro Edion, che si guadagna da vivere fregando il prossimo nelle maniere più subdole possibili. Insomma, non ha pietà per chiunque gli si pari davanti, e infine il cacciatore Tash che sta scappando per salvarsi la vita da una creatura misteriosa. Allora, detto così non vuol dire nulla, ovviamente me ne rendo conto, ma anche leggendo il retrocopertina è un po' difficile venirne fuori, però mi interessa molto perché voglio proprio vedere come si incrociano tutte queste storie e che cosa vogliono dire. Insomma, vedremo anche questo titolo. Per primo esce The Burning Maze, che è un nuovo capitolo di Trials of Apollo di Rick Riordan. Io ho letto purtroppo solo i primi due di Percy Jackson, quindi Lightning Thief e Sea of Monsters, quindi non sto seguendo, però so che tutti i fan di Rick Riordan lo aspetteranno sicuramente tanto, quindi se non lo state leggendo in italiano, che non so quando verrà ovviamente pubblicato, sicuramente troverete l'edizione inglese americana. Sempre a maggio esce anche Pudding di Julie Murphy, che non è proprio un seguito da quello che ho capito, ma è comunque sempre ambientata nel mondo di Dumplin', che è un libro che io ho adorato, quindi sono molto contenta di leggere anche il seguito. Tra l'altro ce l'ho già, quindi pian piano arriveremo. Pudding segue la storia di Millie, che quest'anno ha deciso di non andare assolutamente al camp per persone in sovrappeso, ma di rimanere nella sua città perché si impegnerà in un'attività un po' particolare, non ben definita, perché ha scoperto che si è innamorata di una ragazza della quale non si sarebbe dovuta proprio innamorare, ma dovrà realizzare il suo sogno e conquistarla, nonostante la sua lotta interiore contro il suo aspetto fisico e contro anche, ovviamente, le convenzioni un po' sociali, che ha deciso di seguire il suo sogno di conquistare la ragazza della quale si è innamorata, che è una persona totalmente inaspettata per lei. Quindi, insomma, vedremo, secondo me sarà sicuramente divertente, quantomeno. Il prossimo libro di cui vi parlo, che esce sempre a maggio, è Love and Other Carnivorous Plants ed è sempre un contemporary young adult che ha a che fare anche questo con temi LGBT e non solo, perché racconta la storia di Danny che inizia il suo percorso di studi ad Harvard, ma si ritroverà ad avere più difficoltà di quelle che prevedeva. Infatti gli esami vanno male e si è innamorata di una ragazza molto strana ed esuberante, fuori dalle righe, che ha conosciuto alla clinica per disturbi del comportamento alimentare. In più ci sarà qualche imprevisto che la metterà davvero in difficoltà e qualche
spettro del suo passato potrebbe tornare. Insomma, mi interessa molto anche perché ha a che fare con tanti temi interessanti, quindi vedremo proprio e chissà che non si riveli un bel titolo interessante. A maggio poi finalmente verremo tutti graziati dall'ultimo e definitivo, si spera, capitolo della saga di Red Queen, Regina Rossa di Victoria Aveyard, perché esce Warstorm. Allora, io lo leggerò perché questa serie, come vi ho già detto in diversi altri video, se avete seguito, per me è terrificante, ma allo stesso tempo ha la pessima caratteristica di essere una di quelle serie che vuoi sapere come va a finire, cioè tu vuoi capire alla fine cosa succede a sti poveracci, quindi la leggerò, giuro. Il 29 di maggio invece esce Legendary di Stephanie Garber, che è il seguito di Caraval. Come sapete, la mia opinione su questo libro è eccelsa. No, assolutamente no. Anzi, vi linko giù nell'info box quella che forse è la mia prima recensione del canale, se volete curiosare, perché diciamo che non è che io sia rimasta proprio molto contenta di questo volume, però non so ancora se leggerò il seguito, devo dire. Da un lato sono curiosa per vedere se Stephanie Garber ha migliorato gli aspetti terrificanti di questa serie, dall'altro non so se ho voglia di sprecare tanto il mio tempo. Vedremo, insomma. Sempre il 29 invece esce uno dei titoli che sto attendendo di più, che ho scoperto però in realtà molto di recente per il 2018, che è Lifelike di J. Christoph. È una nuova serie di questo autore che a me piace moltissimo perché alla fine Illumine mi è piaciuto moltissimo, Nevernight sta diventando una delle mie serie preferite, speriamo solo che aggiusti qualche cosa. E adesso inizia quello che è stato descritto in questo modo: Romeo e Giulietta incontra Blade Runner con riferimenti a Mad Max Fury Road. Cioè, detto così assurdo, è tutto già assurdo, quindi già amo. Però praticamente è una storia ambientata in un ambiente post-apocalittico dove i robot sono stati resi schiavi dopo aver cercato di ribellarsi agli esseri umani. E Eve, che è la protagonista, aggiusta e ripara i robot. E insieme al suo amico, che è la sua spalla dentro questa storia, trovano un pezzo di un robot da ricostruire che ha sembianze umane. I robot dalle sembianze umane sono stati banditi perché hanno portato alla rivolta dei robot e proprio quello che trova Eve sa esattamente i motivi per cui è iniziata la rivolta, che sono ovviamente stati nascosti e nessuno sa nulla su questa cosa. E da lì, non lo so, è veramente molto potente secondo me come cosa, sono molto intrigata, è molto diverso anche da tutti gli altri. No, non è vero. Sì, in parte è anche molto diverso dalle altre opere di J. Christoph. A me lui come stile piace molto, pur essendo assurdo e difficilissimo. Vedremo come sarà Lifelike. Ci spero moltissimo, se non si era capito. Passiamo a giugno, perché i titoli per maggio che sto attendendo io nella mia TBR sono finiti. A giugno esce il 5, The Bird and the Blade, di Megan Bannen, che io in realtà stavo iniziando il mese scorso, poi per una serie di questioni non sono andata avanti perché dovevo finire di leggere altre cose, ma si preannunciava veramente molto molto bene, quindi poi ve ne parlerò nel dettaglio appena avrò il tempo di leggerlo. Comunque, racconta la storia di Jinghua, che è una schiava che si ritroverà pericolosamente invischiata in una fuga dopo essere stata accusata di cospirazione insieme al principe ereditario Calaf e al padre proprio di Calaf, che è il reggente nell'impero mongolo. Quindi non lo so, mi ispira molto. Poi a me ogni cosa che è ambientata in Oriente tendenzialmente mi appassiona molto, quindi vedremo. Sempre il 5, si vede che il 5 giugno, un po' come 6 marzo quest'anno, uscirà qualsiasi cosa. Esce anche il seguito A Flame in the Mist di Renée Adier, ovvero Smoke in the Sun. È una serie che secondo me è cominciata abbastanza bene, quindi voglio seguire poi tema Giappone, cioè va seguito, insomma. E vedremo cosa succederà, anche perché il cliffhanger finale di Flame in the Mist è stato veramente, ce l'ho ancora qua, quindi
Invece il 12 giugno, che è il giorno prima del mio compleanno, esce Reaper at the Gates, che è stato spostato, ma anche Smoke in the Sun è stato spostato, dovevano uscire a maggio, anzi addirittura Reaper at the Gates ad aprile. Ma insomma, entrambi sono stati spostati a giugno. Reaper at the Gates è il terzo capitolo della saga di An Ember in the Ashes di Sabaa Tahir. Ci ha fatto veramente penare perché 2 anni che lo stiamo aspettando, finalmente lo leggeremo. Io non voglio raccontarvi nulla perché insomma, succedono tantissime cose in questa serie. Siamo al terzo capitolo, quindi chi come me l'ha seguita e l'ha amata fin dal primo volume sta patendo, ok? Quindi non vediamo l'ora che esca, speriamo che sia un libro valido, tanto quanto il secondo, perché il primo secondo me è molto interessante e scritto molto bene, ma il secondo proprio a livello di colpi di scena, cose che succedono, rivelazioni, è molto più intenso, quindi vedremo, vedremo. Il 12 giugno esce anche un altro libro che è stato spostato, che io speravo di leggere ad aprile e invece è finito a giugno, quindi vedremo, che è Not the Girls You're Looking For di Amina Mae Safi, che racconta la storia di Lulu che crea davvero un disastro dopo l'altro, sia nella sua vita a scuola e con i suoi amici che in famiglia, perché lei è una famiglia araba e durante il Ramadan combina una cosa inaccettabile per la sua famiglia, insomma non è proprio una persona super affidabile e dovrà capire come rimettere le cose a posto un po' con tutti e questa dualità nel suo essere di discendenza musulmana ma allo stesso tempo di voler appartenere, insomma, secondo me è molto interessante. Perfetto, vediamo se la batteria regge perché si è anche appena scaricata. Speriamo. Il prossimo, che è l'ultimo titolo di cui vi parlo, è My Plain Jane di Hand Ashton e Meadows, che sono tre autrici che si sono unite per creare in primis My Lady Jane, che è un titolo super divertente che vi consiglio, e questo invece è una rivisitazione della storia di Jane Eyre, perché diciamo, mette in dubbio tutto quello che noi sappiamo su di lei. E non lo so, se è assurdo come il primo sarà da amare totalmente. E la definiscono un'avventura di proporzioni gotiche, dove nulla sembra certo. Cioè, possiamo perdercelo un titolo del genere? No, che non possiamo, ovviamente. Quindi, curiosissima come sempre. Niente, questi sono tutti i titoli che io attendo nei mesi di aprile, maggio e giugno. Fatemi sapere che cosa avete segnato invece voi nella vostra TBR, se qualcuno dei titoli che vi ho dato invece vi ispira in qualche modo. Trovate tutti i link giù e tutti i link a Goodreads per chi sia interessato. Direi che noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!